per sopravvivere all'esigenza, significa che bisogna trovare intelligentemente delle modalità per poter lavorare, che l'articolo 1 dell'emendamento, certo, appunto della nostra Costituzione, cioè noi dobbiamo essere in condizione di lavorare. Cambiamo le modalità, ci saranno i teatri, entreranno solo quelli tamponati, ci saranno però ci saranno i teatri, ci hanno chiuso. Allora, tu hai detto una cosa, ritornando su quello che è il concetto di questa operazione che hanno voluto fare coinvolgendoci i carissimi amici Audio 2. Che cosa succede? La categoria degli autori, hai detto bene Paolo, è una categoria che non si ricorda, che sta dietro, però sono legate le cose, nel senso che la telefonata di Enzo degli Audio 2 mi arriva 3 giorni dopo la lettera della SIAE dove ho abbattuto la mia economia del 50%. Allora, tu devi pensare che molte volte, molti artisti pensano anche che quando non saranno in grado di poter lavorare nei concerti per età, per una serie di problematiche, certo, comunque hanno sempre la possibilità di guadagnare essendo dei bravi autori. Ma le cose sono, se non si fanno concerti, non ce la si ha. Se non ce la si ha, gli autori, e noi suoniamo dal vivo, ma quante persone aspettano semestralmente la lettera della SIAE perché magari per una serie di problematiche anche fisiche non possono fare dei concerti dal vivo, quante migliaia forse di artisti. Ecco perché le due cose, come ben avete come dire, centrato anche il problema degli autori, che gli autori non sono una categoria fantasma, ma... Io non sono potuta essere lì con voi, anche se sarei voluta esserci, perché sto sentendo delle cose che mi trovano molto in linea, molto d'accordo. Però il protocollo vuole, no, che quando ci sono persone in casa che hanno avuto delle febbri, siamo un po' in quarantena, anche se devo dire che la febbre era dovuta a un vaccino, quindi era solo per il bene, no? Però comunque dobbiamo essere sempre osservanti al massimo di tutte le regole, quindi per questo. Però stavo dicendo che ascoltavo con interesse sia quello che ha detto Mimmo, sia quello che ha detto Franco, che ha detto anche Tony. Effettivamente è così, siamo tutti collegati in questo momento più che mai in quello che accade, perché siamo tutti messi così in sospensione, in attesa di qualcosa che ci aiuti a riprendere il cammino, il motore, la vita, la dinamica che ci spinge sempre in questo bel mestiere, che non è sempre facile, non è, già prima che arrivasse la pandemia, dobbiamo essere onesti, dovevamo combattere contro una crisi che arrivava e invadeva un po' il nostro territorio. Però adesso le cose si sono un po' aggravate, perché mentre si trova ristoro spesso, no, per altre categorie, per noi sembra quasi che questo lavoro, che non è un lavoro in realtà, o almeno così dicono, che molte volte appaia come qualcosa che si fa in più, ma non come prima scelta del nostro esistere, ecco, stia veramente pagandone le più alte conseguenze. E quindi io, per esempio, non solo sono stata d'accordo con questo richiamo di far parte di questa iniziativa di Enzo e di Gianni degli Audio 2, perché ho trovato giusto questo grido in musica di vivere e di far vibrare ancora attraverso anche una canzone, e di farlo tutti insieme. Avrei voluto, e credo anche loro, essere in compagnia di tutti quelli che in questo momento dovrebbero aver voce e non ce l'hanno. Però la categoria degli autori effettivamente è la più sofferente, perché è quella che sta sempre dietro le quinte, che, come diceva giustamente Tony, si appoggia, no, al teatro, alla musica, agli artisti, al cinema, a tutto quello che è davanti. Ma dietro questa categoria soffre perché è silente, non ha possibilità se non attraverso l'arte, che appunto è vita e vive e si muove e spinge. Quindi per questa ragione addirittura io sono tra quelli che stanno facendo nascere questa UNA, che è l'Unione Nazionale Autori, che abbraccia più categorie, di cui mi faccio oggi portavoce e che sostiene questo progetto degli Audio 2 con tutti noi, che proprio vuole mettere al centro finalmente questo ruolo di figura giuridica dell'autore, cioè l'esistenza di questo lavoro e il riconoscimento dei diritti di questa figura a tutti gli effetti, quindi a partire
dalla sua esistenza proprio come codice deontologico, ma anche fino alla previdenza sociale, che generalmente è la parte più complicata che riguarda ogni lavoratore, no? E che certifica anche il lavoro ad una vita. Quindi per questa ragione io, appena sono stata chiamata e contattata, ho detto: io voglio esserci, devo esserci, e mi sono adoperata anche in questo senso per mettere in contatto Gianni ed Enzo con questo nuovo essere che sta nascendo, questa unione di categorie, questa associazione forte che dovrebbe sostenere e aiutare tutte le iniziative, proprio per come mira proprio l'ottenimento dei benefici collettivi. Grazie Mariella, buon proseguimento e buon grazie lavoro. Grazie a voi tutti. Grazie, e viva la musica, viva la musica. Viva la musica, sì, ormai musica. Questo. Ma allora, io volevo ringraziare pubblicamente gli Audio 2 perché forse non sai, molti non sanno, ma abbiamo passato una serata meravigliosa un po' di tempo fa a chiacchierare proprio sul fatto che noi siamo dei grandi fan degli Audio 2. Per cui quando ci hanno chiesto questa collaborazione, per noi è stato un motivo d'orgoglio, infatti abbiamo accettato immediatamente, per il fine nobilissimo di questa iniziativa, e sia perché il pezzo era veramente bello, ma non avevamo dubbi dopo aver passato una serata, insomma, a guardare incantati una loro esibizione. Quindi siamo contentissimi, simpaticissimi gli Audio 2, hanno una, tra di loro hanno delle dinamiche da coppia comica, loro ci raccontavano degli avvenimenti della loro vita e sembravano Totò e Peppino. È stato divertentissimo. È vero questo. E io e Gigi, essendo quasi dei congiunti, ci siamo potuti vedere e registrare, insomma, sia la parte audio che video, per cui insomma è stato molto divertente. Poi a parte gli scherzi, insomma, quando si fa musica veramente ci si nutre l'anima, insomma, forse una delle espressioni artistiche che più ti fa stare meglio, anche se voglio dire, noi non siamo dei cantanti di mestiere, però ci divertiamo spesso, insomma. Quest'estate abbiamo finalmente conosciuto di persona gli Audio 2, e quando ci hanno chiesto di partecipare a questo progetto abbiamo detto subito sì. Tanto la parte musicale, come dire, era competenza loro, per cui avrebbero loro messo le pezze a colori, come suol dirsi.